come in tutti i matrimoni ci sono delle divergenze. La proposta che è stata fatta al mio gruppo era quella di mettermi da parte. Questa proposta non è stata accettata perché sul tavolo non è stato fatto un nome, è stata fatta la proposta di fare delle primarie. Il mio gruppo ha detto, come giusto che sia, devi continuare. O c'è una proposta, un nome, si ragiona su quello che è andato bene, quello che non è andato bene, si fanno delle proposte di nomi, oppure per noi tu sei il nostro candidato. Hai lavorato bene, sei riuscita, ripeto, in una situazione dove era difficile amministrare, ma l'amministrazione è un sistema, non è il sindaco che lavora e basta, ma c'è un insieme di fattori che collaborano, e quindi se c'è un problema, il problema non si può deputare solo al sindaco, ma a una delle parti. Quando mi si dice l'assenza di priorità, allora, tutte le tematiche che sono state poste al tavolo della giunta e della maggioranza hanno visto tavoli di riflessione, di studio. Quando abbiamo avuto la possibilità del PNRR, per farne un esempio, avevamo fatto delle ipotesi, abbiamo sviluppato una serie di progetti che potevamo mettere sul campo. E da dove sono stati tirati fuori questi progetti? Chiaramente dalle esigenze che erano emerse nel territorio. Le divergenze sono divergenze di fondo sulle progettualità, dal piano generale del territorio a un'assenza di progettualità pronte rispetto al PNRR, a problemi legati alla gestione corrente, quindi alla manutenzione ordinaria, alla non capacità di mettere gli uffici comunali nella possibilità di lavorare al meglio, ma questo anche gli assessori. Noi abbiamo iniziato a parlare di queste problematiche già 2 anni e mezzo fa, e l'ho già detto, perché abbiamo fatto un tavolo politico importante dove si è deciso di alternare maggioranze a tavoli tecnici, proprio per aiutare l'andamento amministrativo. Abbiamo poi serrato le fila da maggio 2023 con diversi tavoli politici dove si è parlato del futuro elettorale, di quello che avremmo fatto. La posizione del PD è stata subito chiara, ma è stata una posizione, come dire, di fatto, perché su 5 assessori 4 non si sarebbero ricandidati con l'attuale sindaco e su 10 consiglieri 7, quindi era una evidenza, diciamo così, di difficoltà a continuare su quel percorso. Le difficoltà di questi 5 anni sono state tante, il sindaco lo sa, perché anche nei momenti in cui sono stati ascoltati gli assessori all'interno di quei tavoli politici che vi dicevo prima, noi abbiamo detto assolutamente anche a lei quello che pensavamo della gestione dell'ente, della sua espressione di leadership, che per noi è mancata sotto diversi punti di vista, non solo gli assessori ma anche i consiglieri. Quindi è una discussione che si è realizzata in maniera molto aperta all'interno del grosso gruppo di maggioranza. Dopodiché è chiaro che bisognava scegliere, e noi abbiamo scelto